Benvenuti all'appuntamento con lo sport. Apriamo con il Catanzaro che dopo due sconfitte consecutive torna al successo in campionato. Al Ceravolo le Aquile giallorosse battono il Lecce al termine di una partita piena di colpi di scena. Tre gol, due Legni e quattro espulsi. È l'estrema sintesi del match Catanzaro-Lecce. Sorridono i giallorossi di casa, piangono i giallorossi salentini al terzo KO consecutivo in Calabria. Le Aquile non ci mettono tantissimo a spiegare le ali. Al quinto la squadra di Sanderra è già avanti con l'incornata di Razziti. Gara in discesa per i calabresi, in salita verticale per i pugliesi. Al nono minuto gli ospiti perdono il primo uomo per il rosso diretto sventolato in faccia a Moscardelli. 60 secondi dopo va sotto la doccia anche l'ex di Chiara, espulso dalla panchina. La gara sembra già segnata, ma il Lecce non molla. Malgrado l'inferiorità numerica, la squadra di Bollini produce in sequenza 5 nitide occasioni da rete. Nell'ordine, Diniz colpisce la traversa da posizione favorevolissima, Lopez sfiora il pareggio da pochi passi, Beduschi ci va vicinissimo poco dopo, Mannini chiama gli straordinari Bindi e Miccoli, non ci arriva per un soffio sul gong del primo tempo. Le speranze del Lecce si infrangono sulla seconda traversa della giornata colpita da Mannini ad inizio ripresa. Poi viene fuori il Catanzaro. Mancuso prima si divora il raddoppio calciando a lato un rigore in movimento, ma al 28esimo non sbaglia e porta i suoi sul 2-0. Nel finale fuori Mannini, gol di Lepore e rosso allo stesso marcatore salentino. La partita già segnata non ha più storia. Dopo due sconfitte è la migliore medicina per il Catanzaro. A Lecce invece non basterà il Malox per digerire l'ennesima disfatta calabrese. Termina con la Salernitana che vince 2-1 all'Arechi, il match contro il fanalino di coda Regina, partita sofferta per i Granata che conquistano 3 punti importanti che gli permettono di scavalcare nuovamente in vetta il Benevento. Il cuore non basta, troppo forte la capolista Salernitana e nonostante l'impegno la Regina esce dall'Arechi sconfitta per 2-1. Alberti conferma la formazione vittoriosa contro il Melfi con Ammirati in sostituzione dell'infortunato Gallozzi. Menichini sceglie il 4-3-3 e Calille il terminale offensivo con Perrulli e Gabbionetta in panchina. In avvio di gara la coppia Viola Insigne mostra spunti interessanti soprattutto in contropiede e poco prima della mezz'ora il giovane napoletano illude i suoi compagni quando anticipa Trevisan e batte Gori. E la rete dell'1-0 per gli Amaranto, l'ottava marcatura stagionale per l'attaccante. Il vantaggio però dura solo una manciata di minuti perché Moro, storica bestia nera della Regina da quando vestiva la maglia dell'Empoli, trova il tiro del sabato e rimette i conti in parità. La capolista vuole vincere e poco prima dell'intervallo trova la rete del 2-1 grazie allo spunto di Negro con la complicità della non impeccabile difesa Amaranto. Nella ripresa accade molto poco, la nota più rilevante è la seconda ammonizione per Cirillo al 90esimo. E i 2 punti di penalizzazione combinati venerdì scorso aumentano notevolmente le difficoltà. Mercoledì prossimo contro l'Ischia, un passo falso potrebbe essere letale. Ed è tutto, termina qui l'appuntamento con lo sport. Grazie per averci seguito.